Questa è la Serie B-Win. Appassionati della Serie B-Win, buonasera da Giampiero Fogliamanzillo. Il programma della 13ª giornata si chiude col big match del Bentegodi tra Verona e Sassuolo. La capolista, vincendo, andrebbe a più 9 dal terzo posto, occupato proprio dai ragazzi di Mandorlini. Gli scaligeri cercano i tre punti per riprendere il secondo posto attualmente del Livorno e avvicinarsi agli emiliani in vetta. Arbitra Pinzani di Empoli. Comincia il match del Bentegodi. Missiroli riceve il pallone ai 25, incrocia adesso, prova la conclusione, la grande risposta di Raffaele, pallone in angolo. La battuta del corner, pallone allontanato, ci riprova Simone Missiroli, la sua girata termina fuori. Valeri, lo scambio con Pavoletti all'interno dell'area, allontana la difesa, di nuovo il pallone al limite per la conclusione di Pavoletti, pallone che si perde sul fondo. Alfredson, la sua percussione, lo scarico per Grossi, il cross, Caccia al volo col sinistro, pallone alto. Juanito rientra sul mancino, poi il pallone sull'altro piede, la sponda di Grossi, il pallone dentro per Laner, incrocia il destro, fuori. Il lancio di Magnanelli a trovar libero Troianiello, Pavoletti anticipato da Maietta, la chiusura in calcio d'angolo. Troianiello dentro per Gazzola, dal fondo mette il pallone in mezzo, Mora sa ad anticipare ancora una volta Pavoletti, poi la difesa allontana. Bella la giocata di Gazzola, Pavoletti però anticipato. La sponda adesso di Jorginho in profondità, il pallone messo dentro da Juanito Gomez, Alfredson con l'esterno sinistro, para terra Pomini. Il corner di Alfredson, la torre di Maietta, Juanito Gomez di testa, il lob, il Verona in vantaggio dopo 42 minuti con il quinto gol in campionato dell'argentino. Verona 1, Sassuolo 0. Fischia Pinzani, parte il secondo tempo di Verona-Sassuolo. Jorginho per Alfredson, avanza, scarica il mancino dai 30 metri, la risposta di Pomini e poi Terranova a mettere in angolo. La punizione di Magnanelli, il tentativo di Terranova con la punta del piede il difensore centrale, palla fuori. Magnanelli per Troianiello, il suo cross, il piazzato di testa di Catellani, largo. Crespo, Grossi, lo scambio ancora per Crespo, pallone dentro, Caccia col piattone destro fuori. Buaci sul fondo, recupera il pallone, lo appoggia Jorginho, il suo cross, il colpo di testa di Pavoletti, largo. Grossi, area di rigore, le sue finte col sinistro, pallone che non trova lo specchio della porta. Il corner, il colpo di testa di Terranova, non c'è il bersaglio grosso per lui. Jorginho per Alfredson, un varco enorme per l'islandese, uno contro uno con Pomini, la conclusione col mancino, clamoroso il palo di Emil Alfredson. Finisce la partita al Bentegodi, il Verona batte 1-0 il Sassuolo, ritrova il secondo posto e va a meno 3 dalla vetta.